Ciao ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Johnny, finalmente siamo tornati! Sì, Giada, sono contentissimo! Anch'io non vedevo l'ora, anche perché ci sono tantissime novità sì, quest'anno. Esatto, Giada, perché da quest'anno voi potrete partecipare al Gormiti Show virtualmente, comodi comodi, da casa vostra! Sì, perché abbiamo aperto ben 4 rubriche per stare insieme. Vai Giada, quali iniziamo. Sono? Sì, la sì. Prima è Balla con noi, ci si può scatenare! Se sei un appassionato della sigla dei Gormiti e vuoi ballarla insieme a noi, anzi insieme a Giada, perché io non è che sono proprio bravissimo. Dai, sei un pochino migliorato. Va bene, puoi ballare con noi e venire qui virtualmente. Allora, poi c'è la seconda rubrica. Sì. Mostra la tua collezione. Sei una collezione super gormitica, ne hai tantissimi. È la cameretta invasa da gormiti, facili vedere tutti. Poi Giada, c'è una delle mie preferite, che è la sfida con i collezionabili. Chissà perché. Se volete vincere come me, vi spiegherò tutti i trucchi. No, vabbè, non c'è nessun trucco, però se volete vincere un bambino contro l'altro si sfideranno già, da sì. Noi saremo i giudici. Questa volta faremo i giudici, sarà molto divertente. Sì, non ci sfidiamo di te. Questo è il posto giusto per voi e ultima rubrica, Giada. L'ultima rubrica è saluti e abbracci. Okay. Se volete chiacchierare con noi o semplicemente salutarci, esatto. È la rubrica giusta. Esatto. Cosa devono fare i nostri amici per poter partecipare virtualmente al Gormiti Show? Dovete scrivere una mail a ciao@gormitishow.com. Ok. Così vi arriverà una mail automatica con tutte le istruzioni da seguire. Mi raccomando, ciao@gormitishow.com. Johnny, ci sono tantissime novità che è meglio iniziare. Andiamo. Wow! Johnny, tra le tante novità di quest'anno, sì? Hai visto che bella, è cambiato tutto. Ma guarda già la scatola, che bei colori ha, bellissimo. E tra l'altro troviamo dei nuovi personaggi. Sì. Ok, andiamo a scoprire quali sono. Sei pronta? Sono prontissima. Allora, giriamo la scatola e possiamo trovare all'interno di ogni bustina. Allora, Krobok, un bel cattivello. Poi abbiamo Piron, Alpha Carrion, Vrago, Karak, Zephyr e Hydros. E ci sono anche i Dronok. Anche i Dronok, che sono dei cattivelli. Mannaggia. Allora, Giada, prima di iniziare, anno nuovo, motto nuovo, perché tu devi sapere che ho un nuovo motto. Motto nuovo. Sì, allora, è così. Anno nuovo, Johnny vince di nuovo. No, non mi piace questo motto nuovo. E com'è che era? Anno nuovo, Johnny vince sempre? No. No, non fa rima. Anno nuovo, rotto l'uovo? No. Cosa c'entra l'uovo, Johnny? Senti, è meglio senza motti. Ok. Iniziare a scegliere la bustina, perché dai, quest'anno Giada, è un nuovo anno, io spero di essere un pochino più fortunata. Il Gormiti Show è appena iniziato, perché vuoi già perdere? No, voglio iniziare l'anno benissimo, con una bella vincita. Giada, ma tu lo sai che questa cosa è impossibile, i bambini lo sanno. Dai, forza! Nuovo anno, sarò un pochino più fortunata, spero. Ma Giada, per favore, dai. Dai, basta un anno sognare. Ciascuno, l'anno scorso hai vinto tu e quest'anno vinco io. Basta sognare, Giada, basta! Che hai trovato? Non si sbircia, sono felicissimo. Che hai trovato tu? Dimmelo prima tu. No, il mio è super forte. Io ho trovato Krobok. Ok. Io invece ho trovato Alpha Carrion. Alpha non Carrion, Giada, Alpha Carrion. E sono pronto, perché guarda. Allora, aspetta. Sì. Che cos'hai nella card? Sulla card. Io numero 8. Numero 9. No, sono contentissimo, Giada. Anno nuovo, vita nuova, Johnny vince sempre perché sotto il piede di Alpha Carrion, Giada, ho il numero 8. Ma Johnny, non vale! Perché sì, bambini, si fa la somma, 9 più 8, Giada, ho vinto sicuro. Guarda, sì. Mi siedo comodo, sentiamo. Sì, perché io numero 6. Doveva essere un anno nuovissimo e fantastico con nuove vittorie. Giada, è impossibile. Allora, tu non puoi vincere contro di me. Io sì che non posso. Si può. Sì che posso. Non si può. Andiamo avanti. Abbiamo tantissime ma cose. Ma non è possibile. Oh, Giada, finalmente la novità di quest'anno. Sì, siamo pronti ad andare a conoscere il primo amico che ci mostra la sua collezione. E andiamo. Giada, ma chissà quanti ne avrà. Secondo me tantissime. E andiamo a vedere, dai. Andiamo.
Ciao Luigi! Ciao! Ciao Luigi, che carino che sei, come stai? Bene! Bene, bene, bene. Ma quanti anni hai? Sei. Sei? Sei o sette? Sei. Sei? Sei, sei, sei. Ma sbaglio o dietro hai una... è una coperta guarmitica? È una copertina? È una coperta, la vedi Giada? Sì, la vedo! Così. È una coperta. Wow, che sì, perché bella. Con sto freddo ci sta una ci bella. Ci sta con l'inverno, una bella coperta gormitica, non deve esatto. mai mancare. Ma sei contento di essere qua al Gormiti Show, anche se virtualmente, però sei qua con noi, sei sì. contento? Sono felice. Sei felice? Noi siamo contenti di questo, davvero tanto. Siamo tanto, felicissimi tanto. Di parlare con te, di conoscerti. Ma poi sappiamo che hai una collezione super mega gigantesca. Mega gormitica. Sì, lo faccio vedere. Assolutamente certo. sì, siamo qui per questo. Noi vogliamo vedere tutti i gormiti che hai. Che anche tutti i bambini che ci stanno seguendo, secondo me, sono stracuriosi sì, di vedere tutti sì, i gormiti. Eh sì, perché qualcuno sicuramente gli mancherà qualche gormita che lo vorrà. Wow, ma un'armata, un esercito questo! Ma dove, ma scusami, ma dove li hai messi tutti? In una camera da letto solo per i gormiti? Tu lo sai qual è il mio gormita preferito? Sì, bravo anche. E Lord che? Rion. Giusto, giusto. E se all'inizio ah, mi piaceva tantissimo. Che succede? Ah, ha sparato! Hai sparato il Magma Blast. Ma volevi spararlo a noi? Aspetta, aspetta. Faccio anch'io. Guardiamo, è caduto. Guarda. Ah, ok. Pensavo volesse colpire. Guarda Luigi, vediamo se riesco, Guarda, pam. Sei visto? Ho sparato Carrion contro Carrion. Ma c'è un combattimento qua, io non lo sapevo. Giada, ti devi informare, ti devi informare. La prossima volta avvisatemi che perché anche io mi preparo a combattere. Dimmi Luigi, dimmi, ce lo so che c'è qualche tipo... Bellissima. Ma che bella! È come la nostra. È simile alla nostra. Praticamente uguale, solo che la tua è blu. Allora sei pronto per condurre il Gormiti Show? Vuoi venire qui in studio a condurre il Gormiti Show? Sì? Sì! Prova a fare l'apertura come noi. Tu sai come facciamo all'inizio? Noi diciamo ciao ragazzi e bentornati al... Gormiti? Show! Ma come facciamo con le braccia? Come facciamo noi? Gormiti Show! Giusto! Allora direi che è pronto. Ha la maglietta, sì, tutta la collezione. Ti aspettiamo qui in studio. Ti aspettiamo. Grazie. E poi, cos'hai? La torre degli elementi? Ce l'hai? L'ho vista? C'era? Tutte le torri. Sì, era in fondo. Facci un po' vedere, hai dai. Tutte le torri? Tutte? Non tutte le torri. la torre degli elementi, fortezza, fiamma e il scatore. La Iskador la vedo! Ce l'abbiamo anche noi, ce l'abbiamo anche noi! Che bella la Iskador, io mi diverto tantissimo! Eh sì, e perché ha tutti le lingue! Tanto, mi piace l'Iskador! Ma posso farti una domanda? Vai! Sì! Ma Babbo Natale, io sono un po' curiosa, Babbo Natale ti ha portato qualche gioco gormitico? O quest'anno niente? Sì! Iskador! La Iskador, che la bel Iskador. Regalo che ti ha portato. Avrei fatto sicuramente il bravissimo. Comunque, davvero, non ho mai visto così tanti gormiti nella mia vita. Ne hai davvero tantissimi. Hai battuto pure Johnny, che lui ne ha tanti. Hai battuto pure me. Bravo Luigi. Ma vuoi chiederci qualcosa? Ho visto. Lo sai che tanti gormiti ho io? Quanti? 83. Ne hai contati? Sì! 83! 83 gormiti! Hai una collezione fantastica comunque, devi andarne allora, fiero! Allora devi arrivare a 100! Ma prendi anche collezionabili? Le bustine? Sì, io le usate moltissime! Bravo! Hai fatto le sfide come facciamo noi? Sì, le ho aperte! Va bene Luigi, noi adesso dobbiamo salutarti, ti ringraziamo di essere stato con noi. E per aver condiviso la tua super collezione insieme a noi. Noi siamo davvero molto molto contenti e stiamo facendo una cosa, apri le braccia come noi. Ma dove la maglietta? Apri le braccia
perché ci stiamo gormabbracciando, ok? Virtualmente. Io lì mi emoziono. Ma vuoi chiederci qualcosa prima di salutarci? Sì. Dici tutto. Lo sai? Lo sappiamo. Babbo Natale è venuto una volta, è venuto qua, ha lanciato nelle caramelle. Ma davvero? È stato un Babbo Natale buono e soprattutto dolce. È vero, che bello. Ok, va bene. Luigi, noi ti salutiamo, ti mandiamo un bacione. Grazie per seguirci, se vuoi mandarci le tue foto, i tuoi disegni, tutto, le dediche, noi leggiamo tutto quanto e le facciamo vedere in puntata, va bene, ok? Va bene, ci continui a seguire, ok? Sì. Va bene, ti mandiamo un super bacione. Ciao Luigi, ciao, grazie, ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao Ricky! Ciao! Ho fatto Palladium e Saburo. Ma li hai fatti tu da solo? Li hai disegnati tu? Sì, da solo! Ma sei bravissimo! Ti ha aiutato la mamma a scrivere, giusto? Vabbè. Giusto, grazie ai genitori. Noi ringraziamo sempre i genitori per questo. Ma tu quanti anni hai? 5 anni. Comunque wow. Sei un fan super mega ultra alfa gormitico. Infatti vediamo che sei immerso dai gormiti. Ma quante cose hai? Sì, perché sono ricco. Sei ricco di gormiti. Sei ricco di gormiti. È vero, ma guarda che è ricco, è ricco, sei ricchissimo di gormiti. Ma tu li hai contati? Ma li sai tutti, veramente? Sei ricco. Ma quanti ne hai? Ne mai contati? Ne hai contati tutti? Per esempio, sono 147? No. Quanti sono? 102.000. 102.000? Oh mio Dio, sono tantissimi! Ti ha battuto, Johnny! Sì, sono tantissimi! Ti ha battuto, ma poi dietro che cos'hai? È un cuscino? Che cos'è? Non è il puzzle dei gormiti! È il puzzle! Oppure questo qua, l'ombrello dei gormiti! Pure l'ombrello, poi hai lo zaino! Davvero, ma io veramente... La tracolla, lo zaino. Ma qualcosa di questi gormiti te l'ha portato Babbo Natale? Vediamo. Babbo Natale ha portato degli elementi. Ecco. Ah. Pino e Gorok. Poi ha portato la Befana Provok. Anche la Befana. Babbo Natale. Babbo Natale e Sol. Questo è della Befana. Ah, quindi la Befana e Babbo Natale si sono messi d'accordo, detto, aspetta che portiamo un po' di gormiti, perché ha una bellissima collezione. Ma che Natale super gormitico, ma tu guardi il nostro show, quindi, ti piace? Sì! Ma quanto? Tanto? Cioè, così? Poco? O così? O tantissimo? Tantissimo dai 100! 100? Tantissimo 100! Tantissimo 100 è tantissimo! Ma hai anche la maglietta comunque bellissima! Sì, con l'Odd! Tritium e con scritto gormiti, wow, bellissima, wow. Bellissima davvero. Bellissima. Ma hai un gormita preferito tra tutti questi? Quello con cui giochi di più? Quello, già, da guarda, ne ha tantissimi. Ma magari ce n'è uno che è proprio... Immaginavo. Croboc. Anche quello è nuovo. Già, aspetta, è quello che ha portato la Befana, quello, giusto? Ce l'abbiamo anche noi, guarda, Ricky. Ta-da! Sì, perché voi avete tanti, poi avete tutti, vero? Sì. Noi siamo dei super fan, ce li abbiamo tutti quanti i gormiti. A me piacciono tantissimi i gormiti. Sì, le dico neanche voi, tanti super fan. E poi avete tante foto degli altri bambini con tutti i fuochi, vero? Sì, perché ci sono tanti bambini come te che guardano questo show e ci mandano le foto. A proposito, se vuoi mandarci anche tu delle foto, tanto sai già come fare sicuramente. Noi aspettiamo, Noi siamo sempre contenti di ricevere delle foto, delle dediche, dei disegni, dato che sei bravo a disegnare. Ma cos'è che c'è scritto? Per Johnny e Giada...
Da Riccardo e Saburo e Palladium, ciao! Che bello. Bellissimo, grazie, davvero, stupendo! Grazie stupendo, mille! Stupendo, stupendo, stupendo! Allora, piccolo, noi ti dobbiamo salutare, staremo qua... Siamo stati felicissimi di averti conosciuto! Staremo ore e ore a parlare con te, solo che dobbiamo proseguire, quindi noi ti salutiamo! Il rito della puntata è questo, che noi apriamo le braccia, quindi... E ci abbracciamo! Aprile anche tu e abbracciamoci! Oh, stretti. Grazie, perché così noi anche noi, ma grazie, sei tanto carino, ti vogliamo tanto bene anche noi, davvero un bacione. Guarda che aspettiamo delle tue foto, dei tuoi disegni, mi raccomando, continua a mandarceli. Wow, piccolo Ricky, noi ti dobbiamo salutare, ciao, grazie. Un abbraccione! Un abbraccione fortissimissimo, wow, davvero! Grazie, ciao! Grazie! Ciao! Ciao, ciao! E divertiti, ciao, con la tua super collezione, che bellissima! Ciao! Ciao! Ciao, grazie! Tutti quanti! Ti salutiamo tutti, tutti quanti! Produzione, vi saluta Ricky! E poi saluta anche tutti i bambini che saluta lo stanno tutti, seguendo, bambini, la sua classe! Ciao! Ciao. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Iniziamo a leggere alcune dediche che ci avete inviato, qualche foto, disegno. Vai, vai, Giada, vai. Iniziamo con Alessio. Vai, Alessio. Ci manda una bellissima foto e ci scrive: ciao Gian e Giada, sono Alessio, ho 6 anni e mezzo e vi seguo sempre. Oh. Vi mostro la mia collezione. Beh, intanto Alessio, grazie per seguirci, grazie davvero. E guarda, Giada. Ne ha tantissimi, guarda. Una torre degli elementi, un'armata di gormiti, E... ha una posa, super posa. Grande Alessio, grande. Carlo, il piccolo Carlo ci scrive: ciao Giada e Johnny, sono Carlo, 5 anni. Vi voglio dire che siete bravissimi e vi seguo sempre. Il mio personaggio preferito è Rodium. Vi mando un disegno che ho fatto con mia sorella Rebecca. Un che bacio. Bello, che hanno fatto un disegno insieme. Ma siete stracarini, ma guarda. E poi è davvero bello. Con la maglietta dei gormiti, felice col suo disegno. Grazie, 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 grazie. Poi ci ha scritto anche Leonardo mandandoci sempre una foto, sì. E ci ha scritto: ciao, mi chiamo Leonardo e ho 5 anni. Sono fan dei gormiti da quando sono piccolino, vi seguo sempre. Vi invio la foto dei miei gormiti, dell'album delle figurine che ho completato e quello delle cards. Okay. Sulla porta della mia camera ho creato degli adesivi ritagliando i magazine vecchi che avevo. Adesso spero che Babbo Natale mi porti altri gormiti che ho chiesto nella letterina. Vi mando tantissimi baci, siete bellissimi. Grazie. Grazie. Beh, Natale è passato. È vero, Natale è passato, ma Babbo Natale ti ha portato quello che hai chiesto. Speriamo di sì. Sarei stato sicuramente bravissimo. Ma guarda, Giada, è vero, ha ritagliato tutte le dal giornalino. Ma è stata una bellissima idea questa. Bravo, wow, bravo. Complimenti. Vero. Bravo, bravo. Finiamo con Filippo che ci manda una dedica e ci scrive: ciao Gianni e Giada, mi chiamo Filippo, ho 12 anni, vi seguo sempre, il mio gormita preferito è Lord Sol perché è buono e protegge il cuore del titano. Oh. Spero che leggiate la mia mail. Ciao, ciao, sono Filippo. Ciao Filippo, grazie, grazie mille per seguirci. Grazie. Allora, se volete mandare anche voi tutto il vostro materiale gormitico, dovete andare sul sito gormitishow.com. Esatto, mi raccomando. Lì ci sono tutte le istruzioni. Esatto. Giada, è finita la puntata. Purtroppo sì. Va bene, dai, cosa devono fare i nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. Condividete il video. Condividete il video e iscrivetevi al canale, l'ho già detto? Sì, l'abbiamo già detto. Ok, un saluto da Giada. E Johnny. Ciao.